Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. L'avete votata, l'avete voluta e finalmente la Instagram pizza è qui. Vogliamo dire che questo bell'impastino lo hai fatto tu, amico mio, con le tue belle manine. Comunque vale belle chiappe davvero, perché ha rilievitato e ha fatto sta forma fantastica. Speriamo lo scureggi. Va bene, amico mio, vogliamo cominciare a presentare gli ingredienti? Vai, che cosa hanno votato i nostri amici su Instagram? Iniziamo dalla salsa. Gli sfidanti erano pomodoro contro salsa barbecue. Il 70% ha votato base pomodoro. Ed eccolo qua. Andiamo avanti col formaggio. La sfida era tra mozzarella e scamorza. Il 66% ha votato mozzarella. Ed ecco qua la mozzarella. Poi la prima delle tre carni. Si sfidavano bacon contro salame. Il 68% ovviamente ha votato il bacon. E ci rendete tanto fieri, mi direi. Sì. Comunque il vincitore era preannunciato. Non poteva non vincere il bacon. Andiamo avanti con la carne. Salsiccia contro carne macinata. Il 73% ha votato la salsiccia. Terza e ultima carne, prosciutto contro pollo, il 59% ha votato il prosciutto. Eccolo. Cotto, ovviamente. Pomodoro, qui gli amici di Junkfully mi hanno voluto bene, perché i Pachino hanno vinto contro il pomodorone a fettone, 70 contro 30. Guarda, sono contento che i nostri amici ti dimostrino tanto affetto, ma mi sarebbe piaciuto vederti mangiare una bella pizza con pomodorone a fettone. Andiamo avanti con la verdura. Questa era una sfida particolare, perché sì, era funghi contro jalapenos piccanti. Il 61% ha votato gli jalapenos. Tra l'altro l'abbiamo assaggiato e sono piccantissimi, vero? Sì, sono tremendi, quindi grazie bastardi. Oh, questa è stata una sfida molto ma molto combattuta. La frittura. Per 20 voti hanno vinto le onion rings contro le patatine fritte. E chiudiamo con l'aroma. O con l'aroma. Con l'aroma, dai, che Roma. Sempre bene. Il 76% ha votato basilico, il 24% origano. Tira fuori l'erba. Che guarda il bel mazzolino, va. Ingredienti strani, però ti dico la verità, non vedo l'ora di assaggiarla questa Instagram pizza. Guarda, secondo me può venire una cosa molto molto buona. Una cosa che può venire non molto molto buona è il dark side dell'Instagram pizza. Se lo volete, 2000 mi piace e faremo il dark side, ovvero la pizza con tutti gli ingredienti scartati, quindi carne macinata, pollo. Detto fra noi, sono ingredienti tremendi. Quindi non mettete like stavolta. Per favore. Amico mio, vogliamo iniziare? Vai. Allora, amico mio, mi sono defilato. Sei tu il maestro della pizza, quindi dai. Quante responsabilità. Iniziamo dalla pumbarola. La salsa la famo proprio classicona, quindi un bel po' di pomodoro. Non me ne vogliono i pizzettari professionisti, ma io mettermi a tritare il pomodoro di mio non c'avevo tempo. Quindi passatona, un po' di sale fino, non fate timidi. Che il sale fa sempre bene. Il sale fa, io c'ho la pressione bassa, quindi posso. Poi si riassaggia ovviamente, come dice sempre mia madre, ammette un attimo alle vacevole. Quindi andate con cautela, mettete, assaggiate e poi dosate. Una bella oliata, quindi adesso prendiamo anche un po' di basilico, che si butta dentro così, che dà un po' d'aroma, e giriamo tutto, così questo un po' riposa, il basilico lascia gli odori, eccetera, eccetera. E questa mo la lasciamo qua a riposare un attimino. Direi che è il momento di metterci i fornelli. Oggi addirittura un'altra cucina, ci siamo rispostati, questa volta a casa tua. Sì, che avrei volentieri fatto a meno di farvela vedere, perché ho molta vergogna della mia cucina per un motivo molto molto brutto. Ovvero che io ho 3 piastre. Le piastre di Bermuda, cioè. Cioè, ma io dico, ma chi cazzo ha progettato sta cucina? 3 piastre. Vabbè, dai. Cioè, guarda, veramente, perdonatemi amici, perdonatemi. Però prossima cucina sarà più bella, perché forse un'amica ce la presta. Tornando a noi, direi di friggere questi piccoli bastardi. Eh sì, e di scottare un po' il bacon e la salsiccia, vero? Sì. Dai, oggi fai tutto te, fai. Anche il bacon, non sì. so degno. Ma sì, perché io so fa solo crispio, dai che scottato non ci riesco. Verissimo. Intanto versiamo l'olio d'arachidi e lo lasciamo andare a cottura. Adesso scottiamo la salsiccia. Ci siamo accorti che non abbiamo mai visto mettere una salsiccia cotta sulla pizza, quindi probabilmente non serve scottarla. Sempre perché noi alla cazzo de cane, no? Sempre, rigorosamente. Però il bacon lo scottiamo? Una scottatina, leggera leggera. Vai. Ah, che bello. Che bel suono che fa. Nel frattempo qui è anche pronto per friggere, vero? Sì, quindi adesso mettiamo queste strisce di bacon. E andiamo pure a buttare i nostri 11 pomodori. Io mi allontano. Vai, vai. Non ti vergogna.
Ma che se vergogna qua? Se s'avanzano li mangiamo tutti. Giriamo il nostro bacon. Ah, che sì, proprio adesso appena toccato, quindi mo lo leviamo subito. E dove ti ha toccato? Fammelo vedere sul bacon. Qui, nel cuore. Va bene, una volta scottato direi di assemblare, amico mio. Yes. All'assemblaggio. Dentalo. È il momento topico, amico mio, perché adesso si stende l'impasto. Ebbene sì, quindi prendiamo le nostre chiappe lievitate. Dividiamola. Ma è uno spartichiappa questo. Ti sembra di essere tornato al liceo dopo aver visto questa scena? Secondo te ero uno che spartiva le chiappe o se le faceva spartire? Sappiamo tutti che spartivi le chiappe. Sappiamo tutti che c'è un passato oscuro e misterioso. È quello che piace alle nostre amiche, per cui sbavano per te, no? Ma cambiamo discorso. Cambiamo discorso? Prendiamo un po' di farina. Farina come? Semola di grano duro che mi è stata consigliata, quindi me fido. È rimasto attaccata. Ma iniziamo bene. Malissimo. Ogni movimento un pizzaiolo napoletano muore. Stop al maltrattamento sui pizzaioli napoletani. Perché poi, come si dice, la pizza va toccata poco, no? Sì, infatti. Guarda, prova anche a fare così, vediamo. No, no, vai, vai, fallo, fallo. Uè, vai, vai, papparà, papparà. Bellissimo. Bello, vero? Vabbè, però dai, dai, dai. Immediatamente like per doppia D pizzaiolo, ragazzi. Arriviamo a 2000 like per il Dark Side. Che sta, stai a rattoppare, magari una bicicletta. Pochetto. Prendiamo adesso la teglia su cui andremo a cuocerla e la ungiamo con un po' d'olietto, se no si attacca. Un pochetto di olio. Passami un rotolo di carta senza marca, perché a noi non ci pagano purtroppo. Perché noi siamo poveri, esatto. Quindi l'abbiamo comprata, quindi usane poca. Poi adesso che abbiamo steso, forse devo stenderla direttamente là sopra, magari era meglio. T'avevo detto io. Insomma, devo sempre far male le cose, lo sai. Mamma mia. Oh. Mamma mia, che cose brutte. Però proviamo a stenderla, dai. Ma sì, ma poi mica siamo pizzaioli noi. Ma no, ma no, ma lo facciamo per amore. Ma poi vogliamo mettere che hai fatto l'impasto tu piuttosto che comprare una pizza surgelata? E ci avevamo pensato, sinceramente. Ci avevamo pensato, ma e forse era pure meglio. Apprezzate lo sforzo. Tanto sforzo tutto tuo, perché non ho fatto un cazzo. In effetti stavolta non hai fatto un cazzo, sei solo a reggere la telecamera. Io assemblo dopo. Ah, ecco, vero, vero. Ma lo sai che la pizza è rotonda, sì? Cosa? E da quando? Quanti pizzaioli napoletani sono morti fino adesso? Mamma mia, penso... Sono estinti i pizzaioli napoletani. Veramente, veramente bella. Sì, a parte i punti trasparenti nel Madonna, mezzo. Madonna, guarda qua. Ora toppiamo tutto, non ti preoccupare. Metteci una tip top tipo bicicletta, dai. Abbiamo un po' di altro impasto, va. Mamma mia, la toppa. Però... Questa è una cosa che non ho mai visto fare a nessun pizzaiolo. Ti giuro che succede, sono sicuro che succede anche migliore, sono sicuro. Mamma, no, sei matto, sei. Ma che cos'è? Vai, 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 guarda, guarda che bello. Va, 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 va. È perfetta, guarda. Cioè qua, oltre ai pizzaioli, adesso stai facendo morire anche i proprietari dei ristoranti. Guarda, io capisco. Perché non erano abbastanza. No, lo senti? È sorbillo che viene a gonfiare. Bella, dai, pare una torta salata più che una pizza, però... Vero, vero. Passiamo all'assemblaggio, quindi. Vai, tu metti la salsa, io rovino poi tutto il resto. Perfetto. Andiamo a prendere un po' della salsa che abbiamo preparato in precedenza. E la schiaffiamo sopra. E adesso... Tocco da maestro. Vai, vai, vai. Un'altra pochetta. A me piace bella pomodorosa, eh. Direi. Non esagerate, perché sennò viene umidissima. Umidissima. No. Parà la pizza di cracco, pare. Vero? Questa la leviamo. Poi ce la mettiamo dopo a fresco il basilico. Qua che mi dà fastidio. Vero? Poi la mia OCD mi sta uccidendo. Vero? Una spruzzata di olietto. E mo voglio che sia tu a mettere gli altri ingredienti, amico mio. Ben volentieri. Te la senti? Ma voglia. Dai. Iniziamo dal prosciutto, amico mio. Vai, metti sto prosciuttino, va. Allora, qua mettiamo un bel lenzuoletto di prosciutto cotto. Sentiti artista. Cioè, questa è la tua tela, componila, dipingila. Io abbonderei, tanto di prosciutto abbonda. È sempre il momento dei nostri detti famosi. Questo me lo mangio io. Poi il bacon. Bacon. Questo tipo a pezzettoni, che dici? Sì, sì. Ci sta? Ci sta, però dai, è rimasta una fettina, mettiamo pure quella. O sa, mangiamo noi. No, butta tutto sopra, dai. Vai, vai. Ci sono dei pezzettini vuoti, sai, mi dà fastidio.
Poi, sta bella salsiccetta? Non inquadro cosa stai facendo, ma i nostri amici possono immaginarlo. Come i bambini. Proprio nei buchi vuoti ci infiliamo la salsiccia nei buchi, no? Che dici? Questa è una metafora voluta o è stata pura fortuna? Troppo grossa? Non è mai troppo grossa la salsiccia. Ragazze, che dite? È troppo grossa questa salsiccia messa così? Secondo me va bene, no? Aspetta, un altro pezzo qua. Poi, c'è poi un po' di carne su questa pizza, sbaglio? C'è un po' di pizza su questa carne, mi sentirei di dire. Qui ci sono i pachino che abbiamo insaporito con olio e sale. Ma sono enormi sti pachino. Sì, forse erano piccadilli, non lo so, ho preso quelli piccoli e tondi, non so se sono proprio pachino. Comunque comincia ad avere un bel aspetto, eh? Sì, è il momento di rovinarlo con i jalapenos. Ma da questo quanto è lungo, lo mettiamo qua al centro, tipo così, dai, guarda che bello. Tipo totem. Comunque sta pizza mi sta emozionando fino adesso. Basta. Ma con sti cazzo di jalapeno mezzo mal rovinata. Chiudiamo con gli onion rings. Tipo i cerchi olimpici. Beh, queste sarebbero olimpiadi a cui potrei partecipare. Benissimo. Vero? Abbonda, per buttare su qualcun altro, dai. Ma andiamo, guarda che bello. Dì la verità, non puoi cambiarlo perché è simmetrico. Eh sì. Vero? Amici con l'OCD, mi capite, vero? Basta! Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta. E poi la mozzarella la metteremo a metà cottura, vero? Sì. Alla fine. Altrimenti si brucierebbe. E poi il basilico bello fresco una volta sfornata. Posso azzardare a dire che è bella, però? Vado, eh? Vai, inseriscilo nel mio fantastico forno senza finestrella. Questo è il gioiello della tecnologia, vero? Sì, assolutamente. Tutto qua? Vai, caro. Madonna mia. Bolle? Voilà! Questa lo apriamo a metà cottura e ci mettiamo la mozzarella. Allora, a metà cottura si presenta così. Guarda, ti faccio vedere, guarda. È proprio napoletano, guarda. Sì, vedi, però guarda. Secondo me gli sediamo un paio di giorni, torna su il cornicione. Quindi, mozzarella time. Mozzarella time. Come dicevamo, ci hanno consigliato di metterla dopo perché in forno di casa spesso poi la mozzarella si brucia se si mette dall'inizio. Non sappiamo se sia vero, però ci fidiamo. Schiaffa sopra. Così. Bella, questa cosa squaglia tutta sopra. Che belle cose, oh. Quindi la rischiaffiamo un altro pochino in forno. Basilico alla fine e siamo pronti per provarla. Posso dire che non vedo l'ora di assaggiarla? Puoi, perché esteticamente è venuta meno peggio di quello che pensavamo. Allora, per questa Instagram pizza, una Coca Zero allo zenzero. Ma la sentivo un po' zenzerosa. Invece a me, che fa abbastanza schifo lo zenzero, una bella cochina normale. Un brindisi a questa Instagram pizza. Abbiamo sfidato insidie, abbiamo superato tante difficoltà per fare questa pizza e soprattutto abbiamo rischiato il linciaggio dai pizzaiuoli napoletani. Quindi bravi noi che abbiamo avuto il coraggio di fare una pizza brutta. Però penso sarà buona. Brinderei e dedicherei questa Instagram pizza a Antonio, il nazi pizzariano del nostro gruppo Telegram, link in descrizione. Il nostro nazi pizzariano a cui vogliamo tanto bene, anche se a volte si accolla un po' sulla pizza. Alla tua. Vado? Vai, vai. Mamma mia. Tremenda. È trempia di roba. Cioè, state vedendo che roba? Oh, carica. Dobbiamo cambiare lo slogan. Voi votate e noi moriamo. Sì, mi sa. Vabbè, è stato un piacere fare Gianfuri con te. Però guarda come si tiene. Guarda che l'impasto non è male. Solo no. Un po' anemico. Vero? Cheers. Alla vostra. Prego, dammi un tovagliolo. Forse ci avrei preferito le patatine fritte sopra. Sì. Però è buona. È buona. Cioè, è ignorantissima. Mega porcosa, c'è cioè bacon, prosciutto, salsiccia, quindi in trionfo del maiale. Però il pachino gli dà quella dolcezza, vero? Poi il jalapeño finale ha perso un po' il piccantissimo di prima. No, prima era tremendo. Invece, mischiato a tutto il resto, un pochetto si disperde. Si sente che è piccante, però non in modo eccessivo, quindi... È buona. Quanto cazzo è trucida. È proprio una Instagram pizza di Gianfuli. Bravi ragazzi! Come al solito, non sbagliate il corpo. L'Instagram burger era da paura
eppure su questo avete fatto 100. Poi c'è solo un problema, che se questo video raggiunge 2000 like ci tocca fare pure il track 7, che penso sarà una cosa tremenda. Vi ricordo solo la base, che è salsa barbecue. Salsa barbecue, patatine fritte, carne macinata, pollo, scamorza, origano e salame. Mamma mia. Secondo te questa pizza finirebbe nel menu di un fast food di Giacoli? No. A meno che non la servi con un defibrillatore vicino. Prima di cominciare il video avevamo detto non finiremo mai questa pizza. Invece mi sa che adesso che ci salutiamo a telecamere spente, sta pizza che avanza sparisce tutta. Chiudiamo qua, amico mio? Chiudiamo qua e ci diamo appuntamento al prossimo video in cui voi decidete e noi cucidiamo. Ricordiamo che dopo il Dark Side, se lo faremo, ci sarà l'Instagram Hot Dog. Quindi seguiteci sul nostro profilo Instagram per rimanere aggiornati sui vari sondaggi che poi faremo. E il più fortunato fra di voi vincerà un bel set di pentole in acciaio inox o una mountain bike col cambio Shimano, ovviamente. Direi che da qui raddoppiati è tutto. Ci vediamo al prossimo, eccetera. Ciao!